Ancora polemica intorno ai 5 Stelle con un sondaggio sul blog che assegna a Giuliano Ferrara un polemico premio giornalista dell'anno. E poi ancora un post, questa volta contro Salvini e i leghisti. Qui c'è poca retorica e poca classe. Sentiamo come li hanno definiti. Movimento 5 Stelle e politica estera e polemiche continuano ad andare a braccetto. Fatica a sedarsi il polverone scatenato dalle dichiarazioni di Alessandro Di Battista, deputato grillino, che in un post ha usato parole che sono suonate come una giustificazione del terrorismo. Se a bombardare il mio villaggio un aereo telecomandato, una sola strada per difendermi è il Di Battista pensiero. A parte le tecniche non violenti che sono le migliori, caricarmi di esplosivo e farmi saltare in aria in una metropolitana. Ragionamento che ovviamente ha fatto scattare la reazione più o meno indignata di tutto l'arco costituzionale, Lega compresa, e le critiche di Salvini sono quelle che evidentemente meno sono piaciute, se sul blog arriva una replica netta contro i maiali leghisti, quelli che con le loro magliette e i loro maiali hanno fatto scaturire gravi disordini in Libia, riferimento alla t-shirt che nel 2006 l'allora ministro Calderoli mostrò con le vignette satiriche su Maometto, un post che si chiude con quella che suona come perlomeno un avvertimento. Attendiamo con ansia il ritorno dell'onorevole Salvini a Napoli per ribadirgli il nostro affetto. Lui, il segretario, a sua volta ribatte tono su tono: sono orgoglioso di essere un maiale leghista e non un grillino islamista. Ma sono giorni quelli post Ferragosto in cui il movimento sembra alzare il tiro anche contro la stampa, così questa volta Grillo lancia il sondaggio sul giornalista dell'anno, anzi letterale il premio Stercorario 2014, una top ten, quella che stilano i 16.000 votanti, che vede Giuliano Ferrara al primo posto e poi giù da Battista ad Augias, passando per Lerner e Santoro. Ironica e un po' sprezzante la replica del direttore del Foglio: me ne frego, e il leader 5 Stelle diventa Gribbles, crasi tra Grillo e Goebbels, il padre della propaganda nazista. Daria Paoletti, Sky TG24.